Ma vastra. Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Vi starete chiedendo perché la mia Vespa è in questi stati qua. Il discorso è molto semplice, si sta avvicinando la primavera, l'estate, quindi giri più lunghi. E io che uso regolarmente la Vespa anche d'inverno, volevo dare una revisionata al motore. Non tanto ai cuscinetti di banco, cambio eccetera, perché quelli durano, se trattato bene, dura più della Vespa stessa. Ma al motore, perché ho fatto molte modifiche, ho allargato lo scarico, l'ho rifasato, ci ho fatto tante prove di carburazioni e di marmite, quindi può essere che il pistone abbia sofferto magari un po' più del resto. Così appunto avevo un po' di pausa, visto che là vedete c'è una Vespa, c'ho un M200, chi mi segue su Instagram sa che sto facendo un M200 per un'altra persona, sto aspettando vari pezzi appunto per gli altri, quindi mi sono preso un po' di tempo per la mia Vespetta. Così ho tolto testa, pistone, cilindro e sono andato a controllare e ho fatto tutte le varie misurazioni del caso. Ho controllato il gioco fasce, che era a 0.45, il che non è il massimo, e loro ho pensato vabbè saranno da cambiare solo le fasce, ma io qua ho un bel micrometro e un alesometro e sono andato a misurare il tutto. Il cilindro è perfetto, è a 67.00 di diametro, è un 67, quindi è perfetto, non ha ceduto niente. Ho guardato se è ovalizzato, non è ovalizzato, quindi il cilindro è perfetto. Il pistone invece, a mia sorpresa, perché avrò 3000 km, ha sofferto un po'. Ha sofferto un po', tant'è che a micrometro, nella parte più bassa, che è la parte più larga del pistone, che è quella da misurare, misura 66,86, il che ho un gioco tra cilindro e pistone di 14 centesimi, il che è abbastanza, ecco. Ho scritto direttamente a Quattrini, che con mia sorpresa mi ha anche risposto, pensavo che non mi badasse neanche, e come sospettavo il pistone è da cambiare. Fortunatamente appunto il cilindro è come nuovo, quindi si torna alla sezione A, quindi primo pistone è 66,93, quindi 7 centesimi di gioco tra pistone e cilindro, che è quello che consiglia Quattrini consiglia un 6-7 centesimi. Essendo un bifascia, ho ripreso il bifascia, volevo puntare al monofascia, ma alla fine boh, cosa vuoi guadagnare, non è che va piano col bifascia, quindi ho detto uso quello che ho usato fino adesso, bifascia con un gioco centesimale di 7, che è quello con cui nasce il cilindro praticamente. E quindi andiamo a pistone nuovo e ovviamente fasce nuove e via. Quindi questo pistone si va a buttare. Adesso il cilindro, ormai che ci sono, volevo rimetterci mano. Ci ho già rimesso un po' mano, sinceramente, perché in questi anni, facendo motori anche per altri, la mano migliora. E quindi sono andato a riprendere tutte quelle cose che avevo lasciato là, perché su questo cilindro avevo solo aperto i booster e alzato lo scarico e basta, non avevo fatto niente. Allora sono andato a ripassare bene tutti gli angoli, tutte le piccole bavettine che aveva, non ne ha tante il Quattrini, ma sono andato a ripassarle tutte. E quindi sono andato, come l'M200 che sto facendo al ragazzo, sono andato a ripassare bene il tutto. Adesso vado a togliere il collettore e voglio ripassare i booster di scarico. Questi sono i booster di scarico, il segno bianco è l'altezza dello scarico del foro centrale. Io volevo alzare almeno un po', non dico pareggiare, ma quasi i booster d'aspirazione laterali, e ingrandirli un po', perché quelli booster originali sono un po' piccoli. Quindi andiamo a togliere il collettore. Ho segnato anche dove va raccordato un meglio il collettore, perché mettendo il dito tra lo scarico del cilindro e il collettore della marmitta sento uno scarino, quindi va raccordato bene la marmitta. Quindi togliamo il collettore e andiamo in stanzetta di là a fare le lavorazioni del caso. E poi avrò altre migliorie. Mi sta arrivando un pacco completo da FC Solution, pacco con lamelle in carbonio di Lauro e il loro guida flussi, che si abbina perfettamente al collettore da 39 Fabri. Loro mi hanno detto provo, le vedrai, e quindi sono curioso, andiamo a provarlo. Ah, prima di andare di là, con questa revisione volevo anche approfittarne di montare questo bellissimo porta targa che mi era stato dato da Capuano Racing, con luce a LED per illuminare appunto la targa, che tra l'altro io stavo un secondo a farlo perché la massa la mettevo a massa e col cavo giallo mi collegavo al positivo del faro a LED posteriore e a fari accesi mi illuminava anche la targa. Purtroppo non riesco a montarlo perché qua giustamente il portatarga ha i fori verticali per fissarla al telaio, mentre io all'epoca, perché non l'ho fatto io ma me lo sono sempre trovato così, ho fori orizzontali per attaccare il portatarga e quindi non combaciano e non riesco neanche a forare il portatarga perché mi verrebbe troppo alto. Qua c'è questa figura, penso sia, c'è il logo del marchio e non riesco
Adesso vedo se riesco a fargli un supporto in alluminio o in ferro più avanti, perché insomma mi piacerebbe montarlo. Volevo comunque ringraziarli per avermelo dato e voglio comunque dare una mano nel mio piccolo se riesco. In descrizione del video trovate tutti i contatti per contattare appunto Capuano e procurarvi questo bel portatarico. È un peccato, ma troverò il modo di montarlo. Va bene, detto questo, andiamo di là in stanzetta e andiamo a vedere meglio il cilindro, dai. Ecco qua, sistemato i booster, non li ho alzati tantissimo, più che alzati li ho aggiustati e aggiustandoli si sono alzati penso di qualche decimo e basta, dai. Ho voluto sì aggiustarli perché non avevo, un anno e mezzo fa non avevo gli strumenti che ho adesso, come il fresino angolare eccetera eccetera, quindi ne ho approfittato per aggiustare meglio tutto lo scarico e adesso vado a lucidarlo. Ecco qua, lucidato. Lo scarico, sono riuscito anche ad andare dentro per i booster a lucidarlo decentemente. Adesso c'è ancora un po' di pasta da lucidatura, adesso sistemo bene. Ma è meglio di prima, è meglio di prima, dai. Ecco qua, passato tutto bene, passato tutto bene. Anche bene, perfezionato il tutto. Ok, ne ho approfittato anche per raccordare bene il collettore, che la Duelle Tech va raccordata, non corrisponde bene allo scarico, ma vabbè, è un lavoretto da niente, si raccorda in 2 secondi e ho raccordato anche la sua guarnizione, quindi adesso è tutto perfetto, dove invece prima non era perfettamente raccordato. Adesso andrò a pulire bene il tutto. Come si vede, lo scarico è bello lucido. Adesso andrò a togliere questa guarnizione qua e pulirò tutto bene il cilindro, ma il cilindro alla fine dopo è finito. Adesso passo con la carta vetrata da 220 a mano, con la carta telata e via. Ok, alla fine ho alzato ancora un po' i booster e li ho sistemati ancora per bene. Adesso mi piacciono, sono più grandi perché i suoi originali chiudono tanto subito. Infatti si vede dove ho limato. Vedete là? Là c'è un angolino che chiude subito il booster, invece così è bello aperto, bello libero. Così mi piacciono. Quindi abbiamo migliorato i booster e il cilindro in sé, non abbiamo fatto chissà che, ma sono riuscito a dargli tipo una lavorazione tipo sabbiatura. Ecco qua. Mi sono fatto uno strumento con della carta telata da 220 attaccata al fresino e girando crea questo effetto tipo sabbiatura in canna che è perfetto. Adesso sì, non ho più proprio nessuna bava. Scarico, si vede che è bello lucidato adesso e i due booster anche belli lucidati di sezione giusta adesso, come, oddio, come piace a me non lo so, ma mi sembra di averli sistemati, ecco. Beh, ormai che ci sono, vado a guardare anche la frizione, in che stati è, dovrebbe essere a posto, ma nel dubbio vado a controllare e ormai che ci sono cambio anche l'olio, tanto male, male non gli fa. Quindi vado a togliere il piattello, porta ganasce e il carterino e vado a smontare la frizione. Come vedete l'olio sta uscendo perché avevo perso la schermatura. Dopo andrò a scaricare l'olio e avviso già che io l'olio lo raccolgo tutto insieme in un recipiente e poi ogni volta quando è pieno vado in discarica, pago quello che c'è da pagare e porto insomma l'olio in discarica, non lo butto via in giro, ecco. Bene, sto guardando le battute e sono a posto, non sono segnate né niente, sembra tutto in regola, però nel dubbio andiamo ad aprirla. Togliamo il spingidisco, andiamo a prendere l'estrattore. Avevo fatto un segno col pennarello sul dado ed è perfetto allineato. Ecco, tolto l'anello, andiamo a vedere la frizione, i dischi frizione, come sono presi. Beh, le battute sono nuove, i dischi sono a posto, le battute sono come nuove e la campana non è neanche segnata. Perfetto! Quindi come immaginavo è nuova perché la frizione l'avevo cambiata rispetto a quella che avevo prima. Più che cambiata avevo cambiato i dischi, avevo aggiunto un disco e delle molle più dure. E adesso sollevo il motore e vado a scaricare l'olio. Ripulito tutti i dischi, andiamo a rimontare la frizione. L'anello è inserito bene, possiamo andare a togliere l'estrattore. Adesso volevo caricare l'olio già da qua, però ora che chiudo il carterino, metto il piatto ganache e la ruota, comincerebbe a uscirmi olio dal cuscinetto. Per ora lo caricherò dal suo foro, ci metterò un po' di più, ma lo faccio da là. Chiudiamo sempre a 10 Nm. Adesso ho già chiuso tutto bene qua sopra. Volevo dare una bella pulita a tutto il motore, perché poi con la ruota su non ci arrivo.
possiamo andare a montare la ruota e il piatto ganache. Allora, è arrivato il pistone con la giusta tolleranza, ho già smussato tutti gli angoli, ho già controllato il gioco delle fasce nel cilindro, quindi abbiamo il cilindro a posto, pulito tutto in vasca, perfetto. Il pistone nuovo, qua abbiamo la gabbia rulli nuova. Qua avevo messo via il motore tutto bello coperto con dei stracci e tutto in modo che non entrasse niente. Qua ho un set di guarnizioni già adattate da provare in modo da trovare uno squish decente. Poi ho preso, adesso vado a prendere il supporto per il comparatore per regolare al decimo l'anticipo. Questo perché? Perché il classico comparatore che ho da mettere sulla testa, la candela della testa a quattrini per il M200 è molto inclinata e quindi il comparatore non andava bene a misurare punto morto superiore. Quindi non dico che era un anticipo messo ad occhio, ma non era preciso come voglio io. Quindi, visto che l'accensione SIP ha già tutti i riferimenti per settarla, non occorre che vada a mettere la testa e tutto, basta solo che cerco il punto morto superiore perfettamente e poi scendo e di conseguenza mi trovo l'anticipo questa volta perfetto. Quindi, visto che sono qua, vado a togliere la ventola e il dado centrale e vado a prendermi il goniometro della SIP digitale con il suo supporto, così preparo il tutto e montiamo tutto in modo più veloce. Bene, allora partiamo col togliere la ventola e andiamo a togliere il dado per poi mettere il suo supporto per il lettore SIP. Quindi, fatto questo, adesso possiamo andare a abbassare il motore e vado a procedere con l'installare il pistone. Ho trovato un olio, ho trovato su Avotecnica, che serve per il primo avvio. Non è un olio miscela normale, ma appunto serve per l'assemblaggio di alberi, pistoni e cilindri e aiuta il rodaggio a leggere le caratteristiche. Però per prima cosa vado a montare un sedge da un lato del pistone, un sedge messo dal lato ruota, così vado meglio a inserire il spinotto. Adesso metto un goccio di olio zona spinotto, un goccio di olio anche sulla gabbia rulli e vado a inserire il pistone e vado a mettere il sedge. Sedge montato, non c'è più pericolo che mi cada qualcosa dentro. Adesso, per settare bene lo squish, per controllare bene lo squish in anticipo, monto intanto il cilindro, pistone nel cilindro senza fasce né niente, ovviamente col goccio d'olio, ma tanto per fare delle prove, perché se devo togliere e mettere il cilindro per cambiare guarnizione senza fasce vado meglio. E allora vado a mettere un goccio d'olio a tutto il pistone, ovviamente anche nel cilindro, vado a mettere il cilindro e vado a chiuderlo. Perfetto, adesso prendo il mio comparatore col supporto che ho preso, vado a piazzare il supporto, piazzo il mio comparatore, perfetto, qua va benissimo, lo chiudo, così trovo perfettamente il punto morto superiore, vado a mettere il supporto digitale, là è perfettamente a zero, scendo di i miei 21-22 gradi, qua siamo a 21,4 e vado a vedere il segno dov'è. Praticamente ero a 18 gradi, potevo benissimo anticipare di più l'accensione. Adesso vado ad anticiparla, vado a ruotarla un pelo, riproviamo, scendo ai miei 21 gradi, ho anticipato troppo ma basta adesso fare un attimo così, qua segna 21 e qua sono a 21 precisi adesso. Nel dubbio rimisuro bene, sono perfetto a 21 gradi adesso di anticipo. Posso andare a chiudere la piastra dello statore e sono sicuro che adesso sono a 21 gradi precisi. Praticamente prima giravo con un anticipo di 18 gradi, forse 19, potevo spingermi di più. Ho fatto bene ad acquistare questo supporto, quindi adesso posso andare a toglierlo. Tolto il supporto, adesso pulisco bene il cielo del pistone dall'olio e vado a mettere il filo di stagno, perché adesso voglio controllare lo squish. Vado a piazzarlo giusto in centro, perfetto, e vado a mettere la testa. Testa chiusa, andiamo a comprimere il filo e andiamo a ritogliere la testa. Andiamo a prendere il nostro filo di stagno e andiamo a misurare. In questo caso mi esce 1.2, però bisogna considerare che la guarnizione cede e quindi scendo sotto l'1.2. Si potrebbe anche fare, onestamente, sull'M200 ci si può spingere anche a 1 e 1 qualcosa, però io volevo rimanere a 1.2 e quindi devo mettere una guarnizione più grossa.
Quindi vado a ritogliere il cilindro, ma basta. Vado a togliere la guarnizione, vado a rimisurarla perché non mi ricordo più cosa ho messo. Guarnizione da 0,2, sì, quindi vado a mettere una guarnizione da 0,3. Niente, non ho da 0,3, ma nessun problema perché io ho dei fogli da guarnizione da 0,3. Vado a farmi, con questa di riferimento, vado a farmi una guarnizione. Quindi ci vediamo tra poco. Guarnizione fatta, andiamo a montarla come prima. Cilindro e pistone già oliati, andiamo a montarli. Vado di nuovo a chiudere i quattro prigionieri, ripulisco il cielo del pistone, vado a rifare il filo di stagno nuovo, pezzettino di scotch, vado a richiudere la testa, vado a comprimere, tolgo di nuovo la testa. È una procedura un po' lunga perché vai a fare cose un po' ripetitive, ma se si vuole il 100% della sicurezza sono cose che vanno fatte. Riprendo il filo di stagno e vedo a quanto è adesso. 1,3. 1,3 è qualcosa, considerando che si schiaccerà sicuramente. Andrò a 0 a 1,25 più o meno. 1,28, il che è perfetto. Quindi guarnizione trovata, adesso vado a ritogliere il cilindro perché vanno messe le fasce. Tolgo ancora la guarnizione perché vado, prima di installare il tutto, voglio ingrassarla, tanto il cilindro è praticamente nuovo, il piano del carter è perfetto, quindi non mi serve sigillanti vari. Ingrasso un pelo la guarnizione rendendola umida e sono più che sicuro che va bene. Questa adesso la metto da parte, vado a installare le fasce del pistone. Le fasce del pistone sono queste. Non hanno una, vanno, sono entrambe uguali, non ce n'è una che va su e una sopra, solo che hanno un numeretto stampato e il numero va verso l'alto. Ok, qua il grano, non mi ricordo più dov'è, è da sta parte qua e questo è qua. Perfetto, prendo il mio olio, primo avvio, e vado a oliare tutto bene. Ingrasso bene la guarnizione e adesso si può andare a installarla. Ok, do un'oliata ancora al cilindro e possiamo andare a chiudere. Ok, bisogna stare attenti che non si impuntino da qualche parte le fasce, invece scorre tutto liberamente. Perfetto, andiamo a chiudere di nuovo i prigionieri del cilindro. Quindi uno, adesso vado a prendere la dinamometrica. Chiudo intanto a 10 Nm, tutti uguali. Chiuso a 10 Nm, adesso andiamo a vedere a quanto vanno chiusi. Vanno chiuse a 18-20 Nm, cilindro chiuso. Ricontrollo, pulisco il piano del cilindro, pulisco la testa l'ho pulita dalle incrostazioni, non ne aveva tante ma l'ho ripulita per bene. E come consiglia Quattrini va un filo di Loctite tra testa e cilindro. E adesso si va a rimettere la sua testa. Madonna. Le viti della testa invece vanno chiuse a 10 Nm. Bene, cilindro installato. Sto ancora aspettando il pacco da FC Solution, però possiamo andare a installare il collettore di scarico con la sua guarnizione adattata. In questo caso sì, vado a mettere un po' di sigillante e vado a mettere il collettore. E anche il collettore di scarico abbiamo montato e adesso si può andare a togliere il supporto per il goniometro SIP. Rimontiamo il sodato, chiudo a 60 Nm. E vado a rimettere la ventola di Tagliuz. Possiamo andare a rimontare la sua candela. Bene, adesso in attesa del pacco mettiamo un straccio nella zona pacco e un po' di carta nel collettore in modo che non entri niente, non entra niente ma nel dubbio. Bene, adesso per fare una roba fatta bene come si deve andrò a montare il pacco che avevo prima, quindi lamelle originali Quattrini con balestrini FRT, che era l'abbinamento migliore che ho trovato, col guidaflussi Fabri e il suo collettore Fabri da 38. Così vediamo step by step le modifiche, se danno benefici o no, perché se andassi a montare tutto insieme il miglioramento che ho, se avrò un miglioramento, non so se è dato dai booster di scarico che ho migliorato, che ho ingrandito, alzato di fase, o se è dato dal pacco lamellare FC Solution. Ripeto tutto questo a culometro, nel senso a sensazioni mie sopra la Vespa, perché l'ideale sarebbe un banco prova, ma potrei avere due banchi prova disponibili, ma
entrambi sono solo il weekend e i weekend sono con la famiglia. Dovrei organizzare un weekend apposta col furgone, perché tra l'altro uno, vabbè, è qua vicino a casa mia, ma uno è a Vicenza, un'ora di strada da casa, quindi dovrei trovare un furgone, caricare la Vespa sul furgone, andare là a fare tutte le prove. Insomma, perdo un sabato per fare le prove, che ci starebbe anche perdere un sabato per fare le prove, ma devo organizzarmi. Invece così provo, monto e faccio, però andiamo a sensazione, quindi a parere mio personale, quindi tutto può prendere, bisogna prendere un po' tutto con le pinze, perché io potrei percepire una cosa mentre invece magari il banco dice un'altra. Quindi insomma, dai, vediamo. Poi comunque ci sarà occasione, sì, di organizzare un sabato, andare a provare la Vespa banco, e allora là mi potrò portare di nuovo il mio pacco lamellare, magari un'altra marmitta, e da là si fa le prove a banco prova e là si vede realmente le varie modifiche. Detto tutto questo, andiamo a montare, come ho detto prima, il pacco che avevo prima e andiamo a provarla su strada. Piccolo rodaggino per il pistone nuovo e vediamo insomma se le modifiche intanto al boost, scarico fatte e il collettore raccordato finalmente come si deve, non come era prima un po' così, hanno portato i suoi benefici. Di solito sul pacco lamellare, sulle guarnizioni del pacco lamellare, metto un po' di sigillante, ma in questo caso sono già in prospettiva di cambiarlo e quindi vado solo a ingrassare e basta. Bene, andiamo a montare la cuffia, copriventola, marmitta e ci vediamo su strada. Allora, ho già fatto un piccolo rodaggino e sensazioni dopo le ultime lavorazioni con pacco originale, ricordiamo che ho ancora il pacco che avevo prima, quindi non ancora l'FC Solution, mi segna riserva, serve perché ho fatto appunto un pieno di rodaggio. Sensazioni è che non è che abbia guadagnato chissà che potenza, non ho perso niente, che era quella la mia paura e che non volevo perdere sotto, e così va bene. Ho guadagnato quel fuori giri, perché adesso se io guardo sul computerino mi segna 11.000 giri, considerando che è ancora un pelo grassetta di massimo, mi sta anche bene così. Ho guadagnato un po' di fuori giri, dove invece prima murava un po', no, murava un po', murava i 10.000 giri, 10.500, adesso con la carburazione giusta posso tranquillamente superare gli 11.000, ma mi tengo grasso in modo che muri agli 11.000, perché come mi avevano consigliato col 180 Fike, di non superare gli 11.000 giri con questi pistoni, sono pistoni importanti con un peso abbastanza importante, e farli girare sopra gli 11.000 giri, a parte che non ha senso perché senti che la coppia verso i 9.000 cala, e quindi è giusto per avere un po' di fuori giri in più, ma per strada ti serve la coppia, no, i giri. Quindi che mi arrivi adesso tranquillamente a 11.000 giri, soprattutto con questa marmitta che la Duelle Tech a chiocciola un po' mula rispetto alle altre, mi va anche bene. Però sotto, come vedete, non ho perso niente. Però come vedete va veramente forte, sotto non ho perso niente, cioè guardate, tutto sotto coppia, guardate come tira. Impressionante. Bene bene, sono contento. Adesso non ci resta che provare il pacco e collettore FC Solution col suo guida flussi. Vado verso casa perché appunto ho finito il rodaggio, mi sono dimenticato come al solito di far benzina.
qua era in terza ed è venuta su alla grande. Qua facciamo i civili e andiamo a casa in attesa appunto del pacco FC Solutions.